Buon pomeriggio a tutti da Roberta Feliziani e bentornati a questo appuntamento in diretta con Rotocalco 264 dalle 14 alle 18.30. Saremo insieme per raccontarvi quello che sta avvenendo. Succedendo la guerra, vabbè, oramai siamo quasi al terzo mese inoltrato, ma ci sono. Si è aperto uno spiraglio di speranze, di trattative fra Biden e Putin, vedremo nello specifico di cosa si tratta e poi il Covid. Ma vi presento subito il nostro opinionista in studio, Alessandro Gatta, già inviato Rai. Ciao Alessandro, ben buonasera, ritrovato. buonasera a tutti. Allora, siamo pronti dalla regia per collegarci subito con il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale di Milano, perché ci sono non bellissime notizie. Professore, buonasera, ben ritrovato. Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti. Allora, il Covid, caso Corea del Nord. Senza vaccini, il virus sta dilagando, emergenza massima. Allora, all'inizio la Corea non voleva dare i dati, diceva che loro il Covid non lo aveva minimamente toccati e invece non solo li ha toccati, ma stanno facendo un lockdown durissimo, quasi a livello di quello cinese. Allora, professore, ma come la mettiamo che qui allarghiamo le misure in Italia? Facciamo prendere gli aerei senza mascherina, almeno che il, il passeggero non faccia un colpo di tosse che può essere dovuto a qualsiasi cosa, anche a un'allergia. Cioè, io penso che in questo momento va bene che siamo tutti presi dalla guerra, è una priorità importante, ma pure il Covid è importante, perché il professor Fauci ha, fatto un ha, ha dato un allarme in questi giorni dicendo, signori, a ottobre riparte una maxi pandemia perché state prendendo tutto sotto gamba. Il suo parere, professore? Ah, è il mio stesso parere, ma è il parere del Center Disease Control, del European Center Disease Control, che proprio in questi giorni ha rilanciato questa esigenza di eh, stare attenti alle nuove varianti e a una situazione che potrebbe non essere piacevole. E lo vediamo già, per esempio, in Portogallo, dove eh, la variante Omicron 4 e 5, quindi quelle ulteriori rispetto a quelle che sta eh, anche circolando in Italia, Sta diventando e diventerà prevalente in poco tempo, aumentando questa capacità diffusiva di questi virus e un impegno che potrebbe essere pesante. È chiaro che nel mondo non è che la pandemia va in modo sincrono, no? quindi ogni nazione, ogni territorio ha i suoi momenti. La Corea del Nord aveva cercato di bloccare attraverso il sistema del lockdown, dell'isolamento dal resto del mondo, il virus. Purtroppo. Le le nuove varianti sono contagiosissime. Giusto per dare un parametro, l'originale D1 del SARS-CoV-2 aveva un R0 di 2.5, quindi due casi e mezzo in media da un caso. La Delta aveva circa sette casi, sulla Omicron siamo arrivati a 15-17, che è comparabile a quello che è la contagiosità delle malattie finora conosciute come morbillo e varicella che come sappiamo anche sono veramente contagiosi. 400.000 casi, professore, di reinfezioni, è così? E certo, purtroppo anche qui il virus ha veramente caratteristiche evolutive facilitanti rispetto ad altri. La sua instabilità e la sua capacità di diffondersi molto elevata la possibilità quindi per questi errori perché poi le varianti nascono per errori replicativi questo virus è meno attento di altri a replicarsi a controllare la sua replicazione ma lasciando correre così la, le cose uh, sta diciamo evidenziando ciò che è meglio per lui quindi varianti contagiosissime come dicevo e anche meno pes pesanti negli effetti sulla salute degli ospiti non è che si è raffreddorizzato anche qui no, si no, 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 ecco qui facciamo attenzione, professore, perché ogni Se frase restica, sua ha un eco enorme, a parte appunto. sui media, ma ovunque, soprattutto sulla popolazione, appena diciamo la parola raffreddorizzato, via sì, tutto. Finito, finito. No, Ed bene. è questo l'elemento che giustamente nell'introduzione ha evidenziato. Quindi si è un po' rabbonito, ma si è soprattutto rabbonito nelle nazioni come l'Italia, che, grazie a una enorme eh, campagna vaccinale, a un'enorme e positiva. Disponibilità della gran parte della popolazione, eh, gli effetti sul Servizio Sanitario Nazionale, quindi sull'impegno, diciamo da, dalle cause più pesanti eh, di malattia. Eh, in qualche modo si sta, eh, sta contenendo gli effetti pur in presenza di molti casi. E tra l'altro, i casi sicuramente sono di più rispetto a quelli notificati, perché sappiamo, ora che non c'è più il Green Pass, i tamponi, l'obbligo di, di fare vedere, eccetera. Eh, molti schivano questa necessità perché non è un fatto di, 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 come dire, eh, di, di voler essere più sereni e tranquilli. È una responsabilità quella di essere positivi, anche se asintomatici, perché eh, si facilita la diffusione di questo virus per tutti noi, per la propria famiglia, ma soprattutto per i fragili che purtroppo muoiono. Ora abbiamo abbassato. L'attenzione rispetto al passato perché ogni giorno cade un aereo cioè, e muoiono 100-150 persone al giorno. Quindi è chiaro che siamo in una fase dove bisogna convivere col virus. È impossibile scegliere di fare come sta facendo la Cina e anche la Corea del Nord, cioè un lockdown, tra l'altro da loro, veramente terrificante no? nell'applicazione. Diciamo che l'Italia, l'Europa, gli Stati Uniti hanno gestito eh, la, la problematica in modo molto difficile dal punto di vista politico, cioè quello di trovare modalità per spalmare l'infezione, cioè ridurre le possibilità di contagio. Però purtroppo sapendo che questo virus circola. Però questo lavoro nel tempo ci facilita perché una quota parte di popolazione, vuoi perché è vaccinata, vuoi perché è guarita dalla malattia, non rappresenta un serbatoio per il virus, ma questo serbatoio nel tempo con le varianti si allarga perché le nuove varianti sfuggono alla risposta immunitaria della memoria della guarigione, quindi nemmeno i malati, come sappiamo, sono tranquilli e c'è un 5% circa di reinfezioni ogni giorno e anche una efficacia che va, diciamo, a ridursi nel tempo della vaccinazione, ma questo è assolutamente comparabile. Senta, professore, siamo arrivati, mi sembra a sequenziare Omicron 5 6, se non erro. Sì, esatto. Quindi, se il virus corre così veloce e non lascia memoria immunitaria, perché ci sono queste reinfezioni continue e replica e comunque cambia di continuo, come si farà a trovare per ottobre un vaccino Pfizer e Moderna? che possa essere fatto non come dose buste, ma proprio un vero e proprio vaccino, come dite voi virologi, che ci possa coprire l'annualità, visto che il virus continua a diffondersi. Cioè, ci sarà la possibilità di avere un vaccino che copra anche queste continue mutazioni del virus? Ah, sì, si rincorre il virus eh, e gli studi, peraltro molto interessanti in termini di efficacia ci stanno facendo vedere che probabilmente in settembre avremo due vaccini, sempre quelli Pfizer e Moderna, cosiddetti bivalenti, cioè con la presenza di due virus, del virus di One originale e di Omicron. Sì. Eh, e questo rinforzerà la risposta immunitaria e comunque dobbiamo considerare che una certa cross-reattività, come diciamo, c'è comunque anche sulle nuove varianti. Anche se purtroppo stiamo vedendo che persone che si sono infettate con la omicron originale, con le nuove varianti, in qualche modo possono comunque reinfettarsi, in genere nel breve periodo, con forme abbastanza, per fortuna, banali di malattie. Ecco, però non è più, professore. Questo è meglio sottolinearlo come succedeva con la Delta, che era una vera e propria eh, peste perché colpiva i polmoni, insomma, una cosa molto grave. Questa meno, però, mentre la Delta almeno per due mesi ci copriva con gli anticorpi, Omicron io ho sentito persone che dopo 15 giorni se lo sono ripreso e addirittura Beh, sì. quattro volte. No, allora bisogna valutare questo, però è chiaro che circolano anche. Contemporaneamente delle varianti, quindi la sfortuna può essere magari di aver avuto un'infezione da Delta e poi di Omicron 4. Ecco, quindi c'è un mescolarsi di virus che, eh, sta in qualche, che eh, come dire, è preliminare a quella che, come è stata per la Delta, poi una come dire, prevalenza del virus più vantaggioso, perché qui è proprio la, la selezione naturale secondo i criteri darwiniani. Che proprio sono quelli del caso e della necessità. Nuove varianti: molte non le vediamo neanche o le segniamo noi, ne abbiamo contezza nei nostri archivi informatici della sequenza, ma non hanno grandi differenze, ma altre, come abbiamo imparato, se hanno questo vantaggio eh, prendono il sopravvento. Io credo che dovremo convivere con questo virus, appunto, perché non possiamo continuare a andare in vivere con i freni tirati, però facciamolo con diverse azioni innanzitutto usiamo dobbiamo usare sempre di più i nuovi farmaci che finalmente sono curativi che fino ad ora c'erano diciamo modalità di terapia diciamo di sostegno col con cortisone con le spesso enfatizzati come cura che non era che non, non realmente rispetto a quello che invece oggi con gli antivirali specifici si può disporre questo sarà importante per evitare nelle persone più fragili gli effetti pesanti. Certo. Pensare a questa vaccinazione periodica e poi a quel buonsenso che a volte non c'è perché vedo persone che orgogliosamente hanno, non portano la, la mascherina perché è la libertà rispetto alla, eh, come dire, problematica di, di, di dittatura sanitaria a cui eh, ritengono di essere sottoposti. Si, ovviamente la mascherina non è la panacea di tutti i mali, non è... Al, protettiva al 100%, ma è uno di quegli elementi di buon senso, di dimostrata efficacia per fare quello che dicevo prima, cioè la scelta di ridurre quella che potrebbe essere una situazione che nel prossimo autunno si ripresenterà, quando anche le condizioni meteo faciliteranno questo virus, come tutti i virus respiratori, di un altro impegno eh, in termini di numero di casi e conseguentemente di effetti comunque pesanti. Senta professore, ma il fatto di fare un po' tana libera a tutti come sta facendo il governo, di dare delle raccomandazioni che poi eh, tradotte sono ok, non lo faccio perché questa è la mentalità italiana. Ti raccomando fortemente nei luoghi chiusi di portare la mascherina nei supermercati o negli aerei e dice vabbè mi raccomanda io non la metto. Non c'è sotto sotto, professore, una volontà di, di voler far prendere il Covid a... A più persone possibili nella speranza, a parte la ricrescita l'economia, far funzionare tutto ok, ma far ammalare più persone possibili. Con chi è forte se la cava, chi eh, meno forte ci rimette la pelle per poi far endemizzare il virus? No allora, non c'è non questa volontà cioè scientifica, ma come dicevo. Le varie nazioni, gli approcci a livello mondiale di, di gestione di sanità pubblica sono tre: la Cina e la Corea del Nord, lockdown duro, puro, che con varianti come la Omicron, contagiosissime, con grande quota di soggetti asintomatici che sono comunque eh, diciamo fautori di, delle catene di contagio, non si riesce e, e si può fare solo in quei contesti. E già vediamo che anche i cinesi si incavolano, no? quindi è impossibile tenere così a lungo fermo l'economia, la psicologia, la... In questo la... siamo d'accordo, certo. Poi l'Europa dell'Est, l'India e il Brasile hanno lasciato correre e hanno pesantemente subito gli effetti negativi della malattia nella prima fase e ora si ritroveranno di nuovo in questa situazione con le varianti. L'Europa e gli Stati Uniti e il Canada, come dicevo, hanno scelto... Una mitigazione che è un equilibrio, tra l'altro, purtroppo non gestito almeno a livello europeo in modo uguale. Per cui nelle disquisizioni, nei talk show di polemisti no? si è andato a vedere l'Inghilterra ha aperto prima, la Svezia ha chiuso poco. Però, ogni nazione e ogni stato, ogni diciamo governo ha dovuto prendere questa pesante decisione, cioè di equilibrare i bisogni di salute con il resto della vita. L'Italia, a mio avviso, ha ottenuto buoni risultati perché in realtà l'Inghilterra, se andiamo a vedere, ha avuto più morti tra gli anziani, lo stesso dicasi la Svezia. Sono scelte politiche che poi i cittadini delle singole nazioni giudicheranno quando arriveremo a una situazione di equilibrio, ma purtroppo di convivenza col virus ancora per un po' di anni. Io spero che queste onde di risalita siano come quelle delle onde di un sasso in uno stagno, quindi le prime le abbiamo subite e via via dovrebbero risolversi in un equilibrio, come diceva. Ecco, non c'è questa voglia, ma c'è questo realismo, questa realpolitik Rispetto a una gestione non facile di un virus perfido, contagiosissimo, che si nasconde con tantissimi casi asintomatici e che quindi mantiene catena di contagio in modo molto efficace ed efficiente. Allora, vediamo insieme, professore, questo servizio di Giorgio Mastro Giacomo appunto sull'andamento del COVID. Omicron continua a spaventare il mondo intero. Le sue sottovarianti e l'alta contagiosità continuano ad essere il centro dei pensieri degli esperti, in particolare negli Stati Uniti, dove, dopo l'estate, si teme una nuova ondata di contagi e decessi, così come in Sudafrica, dove le due varianti Omicron hanno già causato gravi problemi. Paure confermate anche dal professor Bassetti, il quale in un'intervista all'agenzia stampa ADN Kronos aveva dichiarato: Omicron 4 e 5 sembrano evadere sia l'immunità vaccinale che quella naturale. Sono destinate a diventare preponderanti sulle altre. E molto probabilmente lo faranno anche in Italia il prossimo autunno. Ma non si esclude neanche la possibilità di un vaccino adatto proprio a questo tipo di varianti. Il ministro della salute, Roberto Speranza, ha parlato di questo dicendo: Non abbiamo ancora date certe sul calendario, ma l'ipotesi prevalente è che subito dopo l'estate potremo avere un vaccino adatto. Lo stesso ministro ha poi invitato tutti a non abbassare la guardia, lanciando un appello ad over 80 ospiti delle RSA e fragili over 60 a prendere subito un secondo richiamo del vaccino, vista la straordinaria potenzialità che sta dimostrando. A rischiare maggiormente una reinfezione, secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, sono i Novax e i NoBooster. Ma sempre secondo gli esperti, è proprio la diffusione di Omicron la responsabile maggiore di rischio di reinfezione. Nell'ultima settimana, i casi di nuovo contagio sul totale dei casi sono stati pari al 5%, con un aumento dello 0,5% rispetto ai 7 giorni precedenti. Dal 24 agosto del 2021 al 4 maggio del 2022, inoltre, ben 397.084 casi hanno interessato persone che avevano già contratto il COVID. Con una percentuale pari al 3,3% del totale dei casi notificati. Professore, ha sentito il servizio? Assolutamente, sì. condivido tutto quanto è stato detto e quindi questa importanza di mantenere alta comunque. Eh, L'attenzione proprio per, per questa peculiarità, lo dicevamo prima del virus. E credo che eh, a questo punto dovremo immaginare una campagna vaccinale come quella dell'influenza. Presumibilmente saranno vaccini raccomandati a questo punto, ma eh, quindi non con l'obbligatorietà, a meno che non arrivi una variante veramente devastante. Però, ribadendo l'importanza e l'opportunità per tutti è una raccomandazione per i più fragili, che ancora oggi sono quelli che purtroppo vanno. A, a decedere e come giustamente detto chi non si è vaccinato, chi eh, non ha fatto un booster ed è per questo eh, che raccomando anch'io ad oggi con questo vaccino perché un po' di anziani stanno schivando la terza dose perché pensano che tutto sia finito o comunque sì. non aderiscono chi ha fatto la terza alla quarta. Per loro in questo momento è importante perché il virus circolerà ancora in estate e per queste persone più anziane, quell'abbassamento nel tempo della protezione è più veloce che per gli adulti giovani, eh, dove la protezione residua è un po' più elevata. E in più questo diciamo eh, booster, questo richiamo, rinforza la memoria. Diciamo l'espansione delle cellule T della memoria e quindi preparano meglio a quella che potrebbe essere un'infezione ed eventualmente ad altre dosi. Di, eh, di richiamo del vaccino, certo. che presumibilmente poi saranno annuali. Senta professore, lei prima ha detto eh, andremo avanti eh, fino al, ad ottobre. A meno che facendo appunto questo vaccino nuovo eh, con eh, all'interno anche la variante Omicron, non arrivi una variante devastante, quindi abbiamo anche questa possibilità che magari qualcuno si fa il viaggetto in Africa e ci porta un altro regalo. Allora, io credo che eh, l'approccio istituzionale, quello di sanità pubblica, deve essere quello, nella, uh, come dire, con tutti i limiti dei modelli matematici che abbiamo, delle previsioni, quello di immaginare diversi scenari e soprattutto immaginarsi lo scenario peggio, più peggiore possibile o immaginabile, alla luce quindi di attuare tutti quegli interventi, per poter far fronte a quella che sperabilmente potrà essere invece, come molto più probabile, un innalzamento, come dicevo, quel concetto delle onde di un sasso nello stagno che quindi vanno a degradare. Però non dobbiamo farci ritorn ritornare a essere, come dire, spiazzati e rincorrere il virus. Molte cose le abbiamo imparate, ogni pandemia ha delle peculiarità e quindi va da sé che che purtroppo ciò che si era pianificato ad oggi, cioè prima della pandemia, non fosse sufficiente e adeguato e in più arrivavamo da un periodo di alcuni anni dove eh, c'erano state delle false partenze, mi spiego, la, la SARS-CoV-1, l'influenza aviaria, anche la stessa precedente ultima pandemia, la, quella dal virus H1N1, non sono state così devastanti. Quindi, per tutti noi, ma anche per la ricerca, si pensava di riuscire a far fronte in modo più efficace a quello che invece è stato un virus che è stato molto più furbo, o meglio, con caratteristiche appunto che dicevamo prima, veramente vantaggiose per sé e ovviamente poco piacevoli per noi. C'è certo. una domanda, professore. Sì, volevo, eh, professore, innanzitutto buon pomeriggio, grazie per questo excursus. Mi metto sempre dalla parte dei giovani, dei ragazzi che in questo periodo faranno dei viaggi. Non voglio ridurre la sua eh, come dire, <ride> puntualissima eh, esposizione e, comunque, che tiene conto di elementi non certo alla portata di tutti, nei dettagli. Ecco. Per quanto riguarda Roberto un po' l'ha accennato, il viaggio in Africa estate sarà il periodo dei viaggi, il periodo dei cambiamenti. Cosa possiamo suggerire nel concreto? Basta che non si mettono di mezzo colleghi e talk show che ostentano o osannano o al contrario negano. Ecco, possiamo dare un'indicazione precisa, lineare nonché equilibrata a questi ragazzi. soprattutto Condivido. ragazzi, ovviamente esatto. anche a noi. A ah, mano, eh, condivido assolutamente, come sempre il buonsenso, la ragionevolezza, il non dimenticarci che il virus è e sarà presente e quindi di riuscire a governare quelle situazioni di rischio. Io ho detto, e appunto gli haters delle <ride> Novax sul software che hanno preso in giro, ho detto: eh, usiamo eh, diciamo, la mascherina come gli occhiali da sole, cioè quando serve. E soprattutto se siamo soggetti fragili o se siamo soggetti che accudiscono, che hanno vicino a sé nella famiglia persone fragili, perché è vero, per i giovani la malattia è normalmente banale, ma non troppo perché ricordiamo che un'altra delle questioni che dovremo affrontare nel futuro è anche quella quota di long covid, perché un ecco. terzo dei soggetti soffre di questi effetti. La patologia acuta e quella più a rischio vita è l'effetto diretto e pesante sul, eh, sui polmoni che fa, eh, diciamo, come dire, costruire un circolo vizioso che può portare alla morte. Però il virus, abbiamo ben capito, che colpisce il, a livello cardiaco, a livello neurologico, a livello... E quindi dovremo anche individuare e dare una risposta a, a queste persone che soffrono di questi strascichi anche con servizi ad hoc che ad oggi non sono disponibili in tutta Italia. Però, al di là di un buon senso e, e da adottare nei comportamenti con ciò che è stato ben usato dalla maggioranza degli italiani nel passato è eh, le, le, e soprattutto. Un altro elemento, quello della responsabilizzazione nel momento in cui si è positivi. Purtroppo, in questo momento, come dicevamo prima, molti casi sfuggono e pazienza, la statistica sappiamo che ci dà un trend, diciamo, una valutazione di, eh, di passaggio, però i, i positivi abbiano questa responsabilità nel non eh, esporre altri certo. a questo rischio. Certo, senta professore, per quanto riguarda il long COVID, visto che adesso i casi prevalenti sono quelli legati all'infezione da Omicron, Omicron che è più diciamo, lieve, fra vir molte virgolette, rispetto a Delta, perché è sempre un COVID, eh, sono diversi, è anche diverso il long COVID, cioè dà dei, eh, diciamo, dei residui diversi rispetto al Delta? Allora non è facile perché è una sindrome quella del long-Covid. Comprende appunto con questa definizione una variegata modalità di presentazione. C'è chi ha più problemi a livello respiratorio, soprattutto se è stato colpito pesantemente nella, nella prima fase della malattia. Poi gli, gli altri sono sintomi un po' più o meno vaghi, a volte che, che diciamo che cambiano anche rispetto alla percezione. Del singolo, però non si può dire altro che è necessario avere casistica ed è per quello che eh, ribadisco certo. sia necessario avere no, una casistica ampia per poter circoscrivere ciò che è davvero l'ONCOVID. Bene, professore, io la ringrazio infinitamente per questo collegamento e per le sue, come al solito, sapienti spiegazioni. Ringraziamo il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale di Milano. Grazie, professore. Buon pomeriggio. Arrivederci a tutti. Grazie. Allora diamo la linea alla pubblicità, poi continuiamo in diretta con Rodocalco 264.